Però è preferibile l'imbarazzo di non trovare le parole giuste. Veramente grazie. È una straordinaria emozione. Soprattutto perché siamo riusciti a mettere in piedi una bella comunità di entusiasti su un lavoro reale che è stato fatto, e mi ricorda il giudizio di un mio amico in un'altra vicenda politica che non voglio citare. Mi disse: se per caso non dovesse accadere quello che noi vogliamo, saremmo davanti a un fatto non giusto. Cioè, io penso che non sarebbe stato giusto che non fosse stato quello che è. Io so che dentro le mura di questo comitato, lungo le strade di Pescara, in altri ambienti di lavoro, hanno profuso energie, hanno dedicato tempo, hanno speso tutto quello che magari si poteva avere in questi giorni precedenti come tempo tolto dalla famiglia, dal lavoro. E quindi io sentivo una grande responsabilità che si ripaga solo facendo sì che poi si possa assumere gli impegni per la città e mantenerla. Io quello che vi assicuro, molti di voi sono cittadini alle prese con questioni riguardanti la città, pezzi di territorio. Ecco, quello che vi assicuro è che faremo l'impossibile per non deludere nessun pezzo della cittadinanza, nessun pezzo della città. Lo ricordavo prima in un'intervista. Io ho un rapporto vero con mio padre, il quale mi ha insegnato che davanti alle grandi prove di fiducia che ci riserva la vita, o pezzi di comunità importante come può essere la famiglia, c'è un solo modo che non produce poi delusione, quello di impegnarsi. E quindi quello che assicuro è che ci daremo molto da fare. Dedicheremo tutto quello che sappiamo e tutto quello che abbiamo a favore della sfera di questa straordinaria comunità che è appunto Pescara. Non vedo l'ora di ricominciare a lavorare proprio per dare la misura di questa straordinaria motivazione. Adesso spero che arrivi la giornata di domani nella quale potrei dire alla città una parola di espressione di gratitudine. Speriamo di poterlo fare o qui o a Piazza Salotto, perché voglio anche che si dia un messaggio anche a coloro i quali non ci hanno votato, facendo loro intendere che il governo di questa città è un governo che li riguarda e che probabilmente ha bisogno anche del loro punto di vista, anche del loro incoraggiamento, anche del loro suggerimento. Noi governeremo sapendo che il destino, la sorte, la vicenda, il futuro di questa città sarà un grande futuro, perché Pescara merita di diventare grande sempre di più. Grazie. Grazie a ogni candidato. Voglio ringraziare ogni candidato. Voglio ringraziare ogni candidato perché hanno fatto un lavoro straordinario. I candidati al quartiere, i candidati al comune, ogni rappresentante di lista, ogni volontario che ha fisso manifesti, che ha fatto telefonate, che ha curato la distribuzione di materiale, insomma, voglio ringraziare veramente tutti, perché queste vittorie sono vittorie che quando si toccano con mano sono il lavoro di tutti. Siamo riusciti anche in questa difficile impresa, in breve tempo, di fare in modo che riuscissimo a far sapere quanto ci stava a cuore il futuro di questa città. Una grande stretta di mano a chi già ce l'ha fatta, a chi ce la farà nei prossimi giorni e anche a chi non ce la fa ad entrare in consiglio, sapendo, ognuno deve sapere, che le decisioni che prenderemo saranno decisioni frutto del punto di vista, del sorriso, della sottolineatura di ognuno, tutti quelli che hanno fatto parte di questa straordinaria squadra. Io ancora non conosco gli esiti, mi piacerebbe rendere elastiche le norme per fare in modo che tutti possano diventare consiglieri comunali. Voi sapete che ho un'idea molto morbida delle norme. Buona serata.